Oggi ricordiamo Elisabetta Braguzzi, vittima dell'orrore della guerra e della malvagità dell'uomo. Lo facciamo anche per quanti giovani italiani che purtroppo sono scomparsi come Elisabetta, ma nessuno le ricorda più. La guerra che ho vissuto da bambino ha lasciato morti di serie A e di serie B. Infatti, dopo solo 70 anni siamo riusciti ad ottenere questo triste ricordo di infinitesimale giustizia. Quale giustizia può risarcire l'uccisione di un figlio? Nessun peggior pirata avrebbe commesso un delitto così efferato come quelli che sono stato testimone 74 anni fa. I due piloti aerei Spitfire della Liberatore inglesi, in una giornata di sole del settembre del 1944, potevano vedere molto bene come c'erano ragazzi che giocavano e non truppe corazzate della Reichswehr. Quindi delitto volontario e consapevole. Ore 12:30, famiglia, a tavola, io di fronte alla finestra, aperta, ad un tratto due libellule di morte si alzano nel cielo, di fronte a me. Mio padre mi prende e mi porta in corridoio, in posto più sicuro. Intanto sento sul tetto della casa due tuoni metallici dei bossoli di mitragliatrici. Passata mezz'ora, tornati a tavola, arriva mio zio medico in bicicletta, attaccandosi alle ferriate della finestra, dice a mio padre: vieni, che alle suore è successo un incidente. Dopo un'ora tornato, mio padre dice: hanno inchiodato una povera ragazza sulla porta della chiesa delle suore. Purtroppo sappiamo bene che cosa vuol dire guerra. Troppi capi di Stato dicono di non volere più guerre, ma non fanno nulla per evitarle. Anzi, io sono vecchio. Finora sono stato testimone di tante troppe promesse vane. Quindi scusatemi se quasi pateticamente voglio dirvi, sarebbe bene che ogni grande rivoluzione comincia da noi stessi. Facciamo una proposta, cambiamo stile di convivenza, magari in ogni gruppo di lavoro, società, di amici, di sport. Non più invidie, critiche, lamentele, contestazioni, anche se molto legittime. La società, l'attuale, è troppo nervosa, psicologica, egoista, male organizzata, corrotta, mafiosa. Ognuno di noi con molto, molto coraggio faccia la sua parte, concluda la sua vita, la sua professione con molto amore, affetto e professionalità. Rispetto per il prossimo, per eliminare i drammi quotidiani della nostra attuale gioventù e perché il sacrificio di Elisabetta serva ad annullare le guerre che rubano giovani in maniera delinquenziale, da qualsiasi sarebbe mosso per una presunta giusta causa. Vi ricordo che la vita ha bisogno di molto, molto coraggio e per essere vissuta correttamente riscopriamo quanto prima sembra non esista più. Lealtà, entusiasmo, generosità e vera collaborazione per avere finalmente un mondo giusto. Sarà molto, molto, molto lunga, ma solo così ce la faremo. Franco Almerini.